Buongiorno a Gispagna, buongiorno a tutti, sono Nina Yasher, fondatrice di Niloufar, galleria milanese specializzata in design storico e contemporaneo. Ho aperto la mia galleria nel 79 e mi sono trovata a ereditare un mestiere di famiglia, i tappeti antichi. Nel corso degli anni mi sono appassionata di design storico internazionale e design d'avanguardia. Questo mio sguardo curioso rivolto verso culture diverse, tipo tappeti orientali, mobili scandinavi, pezzi giapponesi, mi ha permesso di creare dei scenari incredibilmente interdisciplinari e mi ha permesso di creare delle scenografie creative inaspettate. La casa è stata, ho commissionato la casa al mio carissimo amico Giancarlo Montebello, designer di gioielli, poiché negli anni 80 erano di moda moltissimo gli arredi e le pareti tappezzate di velluti, piuttosto che damaschi, piuttosto che carte da parati. Io volevo qualcosa di completamente diverso e fresco. E lui ha interpretato nel mio animo esattamente quello che desideravo. Come potete vedere, le pareti sono trattate con la tecnica dell'affresco e con la tecnica dell'incisione. Lui ha modellato, per esempio, questa meravigliosa colonna dove possiamo notare che solo i particolari ossessivi di uno che disegna gioielli può rivelare queste forme. E i soffitti invece sono stati trattati con tantissime mani di bianco, di azzurro, per creare la trasparenza del cielo. Questa casa è stata realizzata 30 anni fa e la trovo estremamente moderna e contemporanea tuttora. Ogni mattina mi concedo il grande lusso di fare colazione in terrazza. L'idea di essere circondata dai fiori, dal verde, questa vista mi rilassa incredibilmente e mi dà un ottimo inizio per la giornata. Dopo mi dedico al risveglio muscolare, faccio ginnastica e dopo di seguito torno qui in terrazzo e comincio a lavorare con il mio computer. Il fatto di essere circondata da oggetti di affezione come questo servizio di piatti che feci fare in Vietnam, dipinto a mano, è un'altra gioia che mi riempie e mi dà un buon inizio di giornata. Sono tutti piccoli gesti che durante l'attività quotidiana non riusciamo mai a fare. Poi il telefono comincia a squillare e io continuo a lavorare qui, il tempo permettendo, e molto spesso faccio anche colazione, pranzo, e poi durante il giorno mi sposto in più ambienti nella casa, perché essendo la casa su due piani mi sposto per rendere anche la giornata meno noiosa. Riguardo a cosa ho cambiato all'interno della mia abitazione, più che un cambiamento all'interno della casa, è avvenuto un grande cambiamento all'interno di me stessa. Mi sono ritrovata ad avere un approccio completamente nuovo e diverso, come se non conoscessi la mia casa a fondo. Poiché in questi momenti di isolamento e segregazione, i momenti in cui ero inquieta e non avevo voglia di stare ferma, mi sono praticamente trovata degli spazi diversi e nuovi in cui o lavoravo al computer, o facevo videoconferenze, o facevo telefonate, o prendevo un aperitivo, o ascoltavo della musica. Quindi questa situazione mi ha permesso una grande mobilità e ho come riscoperto in forma, in chiave nuova, la mia casa.
Questo è il luogo in cui riesco a disconnettermi maggiormente. È la stanza guardaroba situata al piano superiore della mia abitazione. È collegata e si affaccia al terrazzo dove la mattina faccio la prima colazione, che è un momento di totale relax. Questa stanza guardaroba è stata ricavata da un tessuto che mi fu donato da Miuccia Prada, utilizzato per una mostra a Parigi nel 2013 in un hotel particulier. In quella mostra fu utilizzato come tendaggi di stanze altissime. Tornata a Milano, pensai che meglio di questa stoffa per rivestire il mio guardaroba e renderlo intimo e particolare, non c'era idea migliore. Mi sono circondata dai miei oggetti di affezione, storici di design storico internazionale, come questo piccolo tavolino di Gio Ponti, la poltrona scandinava di Otto Schultz e la lampada da terra scandinava. Ho scelto un tappeto contemporaneo che ha i colori adatti alla tappezzeria e l'illuminazione delle applique sono le famose applique di Charlotte Perriand, che tutti conosciamo. Ho riscoperto principalmente gli spazi esterni. Avendo la mia abitazione 5 terrazzi, ho scoperto finalmente il fiorire delle rose. Ho scoperto che osservare la natura seguendone il ritmo mi ha dato la gioia per i profumi. Ho scoperto la grande passione e gioia che non ho mai tempo di creare delle composizioni floreali a tavola e nel contempo quello che più mi diverte è poter rispolverare tutti i miei servizi da piatti e pensare alla mia creatività riguardo alla mise en scène, la narrativa sulla tavola. Sono tutte cose che non ho mai tempo di fare. Questo servizio, per esempio, è un servizio dell'Ottocento italiano, tutto disegnato interamente a mano. I bicchieri sono disegnati da Martino Gamper, da una sua amica scozzese, e l'idea di mescolare con questi piatti i due monaci cinesi del XVIII secolo. Mi diverte molto per rompere la classica monotonia anche della tavola e l'idea di mettere anche un po' di ironia è divertente. Ho riscoperto questo come uno dei miei angoli preferiti. Mi sono inventata un nuovo rituale. Prendo in questo angolo tutti i pomeriggi alle 19:30 un bicchiere di champagne, mi circondo da candele. Leggo un libro, ascolto la musica classica e mi rilasso e diventa come un momento di meditazione, cosa che durante l'anno non posso mai permettermi perché a quest'ora sono ancora al lavoro di solito. Non ho mai cucinato e quindi non mi esercito nel fare delle nuove ricette, ma piuttosto mi sono dedicata moltissimo a creare un menù estremamente sano, disintossicante, con ricette molto benefiche per la salute. E anche questo è stato un divertimento insolito. Da questa situazione di isolamento ho imparato molto. Ho imparato principalmente a dedicare più tempo a me stessa, a capire che la mia qualità del lavoro non è legata alla quantità di ore lavorate nella mia galleria, ma è più legata a una qualità di modo di lavorare. Il fatto di essere concentrati, il fatto di non essere interrotti, permette una maggior focalizzazione e una maggior chiarezza di intenti su qualunque argomento uno sta trattando. Le strategie future della mia professione sono molto più chiare perché ho avuto tempo di pensare.
sono molto più chiare strategie organizzative all'interno della mia azienda, poiché ho più di 20 persone che lavorano. Tutto questo mi ha permesso di capire che sicuramente quando torneremo alla normalità lavorerò più tempo da casa, perché paradossalmente potrò essere molto più vicina alle persone con cui lavoro e darò molti più contributi, perché lo farò più volentieri in un ambito anche di piacevolezza, circondata da cose che mi piacciono, che sono all'interno di casa mia. Ciao di Spagna e grazie per la meravigliosa esperienza.